Tanto allora saluto le persone che sono presenti, che nonostante appunto sia un periodo ancora un po' di transizione, un po' transizione sia per quello che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo, ma anche per la stagione estate-autunno, non si capisce ancora bene, quindi la gente non ha ancora capito se al venerdì pomeriggio di metà settembre deve andare in piscina o deve andare a, che ne so, preparare un esame, a lavorare oppure a sentire una conferenza in cui si parla di libertà e condivisione. Ma saluto anche le persone che sono in streaming, sia su YouTube e aggiungo sulla mia pagina Facebook perché ho lanciato lo streaming per sicurezza, così abbiamo due versioni, sulla mia pagina Facebook che normalmente è abbastanza seguita. Infatti vedo mille persone, no, per adesso sono due persone che sono collegate in diretta, ma pian piano arrivano, anzi chiedo a queste persone che sono collegate se fanno condividi, il famoso tastino condividi che sta sotto ogni contenuto dei social e che mi servirà proprio come nota di diapason per iniziare la mia riflessione sul concetto di condivisione. Il titolo mi è stato proposto così, mi piace, penso che sia idea di Walter. Libertà è condivisione. Magari qualcuno ha pensato fosse un errore di battitura, no? Normalmente quando si danno i titoli a queste conferenze si associano due, invece no, non è un errore di battitura, non è un refuso. Quell'accento sulla lettera E la fa diventare un verbo e non più una congiunzione, e quindi libertà è condivisione, oppure condivisione è libertà. Adesso vediamo se vale anche. Se vale anche l'opposto, stai cercando, no, aliprandi.org se vuoi cercare il mio sito, così nel frattempo da casa chi segue, vabbè io sto, se guardo di qua perché qua c'è uno schermone, così capiscono anche quelli connessi da Facebook, aliprandi.org è il mio sito per chi volesse seguire, da lì, ecco esatto, ci sono un po' di cose, i libri, gli articoli, i video, in realtà rimanda al mio canale YouTube e anche sul mio canale YouTube ci sono anche quei quattro video di cui parlava prima Walter, ma anche tutte le reti. Ultimamente c'è da dire che i video su diritto d'autore, licenze open data, ultimamente si è parlato tanto open data, big data. So che domani parlate di Open Data, e quindi indubbiamente è il tema più caldo degli ultimi probabilmente 8-10 anni. Quest'anno e mezzo di pandemie, quindi di cose che si sono trasferite dal mondo dalle aule al web, ho registrato una marea di video in più. Cioè, questo ha avuto, diciamo, questo tra i pochi lati positivi di questa pandemia, che il mio canale YouTube si è pian piano popolato di lezioni di. Eccoli lì, quelli lì con lo sfondo verde a destra sono esattamente quelli recitati qua a Modena, con quell'effetto un po' psichedelico, li trovate lì di fianco. Secondo me quello più riuscito era quello sugli standard aperti, che era quello in cui a un certo punto tiravo fuori una chiave inglese. Forse adesso sei andato sull'account YouTube di qualcun altro che mi ha invitato ad una conferenza, ma va bene lo stesso. Sì, può essere perché c'è dentro un po' di tutto. Ad ogni modo. Quei quattro verdi che trovate lì di fianco, uno si intitola Licenza Creative Commons, uno era sul concetto di copyleft, uno era sul concetto di standard aperto e il quarto non mi ricordo, forse su free software, open source, cosa del genere. Ok, vabbè, andando un po' sui contenuti. Allora, prima cosa ho detto, partiamo da questo tastino, ripeto, chi è a casa e sta seguendo la diretta sulla mia pagina Facebook, se mi dà una mano schiaccia quel tastino condividi, e condividi è esattamente l'invito che fanno tutte le piattaforme social, cioè io vado su un profilo Instagram o la pagina Facebook di Tizio, di Caio, dell'associazione culturale, del comune, dell'artista. Oppure vado sul profilo Twitter e via dicendo, e c'è sempre questo tastino condividi. E quindi è un invito costante. Tutti i giorni siamo bombardati da qualcuno, qualcosa che ci invita a condividere ed è diventata parte della nostra quotidianità, del nostro, come dire, non ci pensiamo nemmeno più, tranne quando io chiedo per favore condividete, e lì fanno resistenza. Invece, normalmente l'utente è portato a condividere, vedo una news che mi piace, che fa ridere, la pubblico, la ricondivido, vedo una foto di qualcun altro, fatta da qualcun altro, al mare, al gatto, qualsiasi situazione, la condivido. E tutto questo in un'ottica di, come dire, poca consapevolezza che è tipica del mondo della rete. Ho un sacco di strumenti a disposizione, apro tutte queste applicazioni, anzi in realtà i cellulari
Android che sia o Apple, hanno un tasto generico condividi, che è quello a forma, almeno in Android, a forma di triangolino, per cui schiacci quel tastino e lui ti propone tutte le applicazioni con cui tu puoi condividere quel contenuto. Quindi questo condividi si biforca, triforca, diventa una scelta multipla per cui posso condividere in tutte queste varie piattaforme. La questione è, nel momento in cui la spostiamo dal piano puramente appunto delle nostre abitudini quotidiane al piano giuridico, che è quello di cui ahimè io mi occupo, siamo al Festival della Filosofia, ma io non sono un filosofo, quindi ahimè vi dovete beccare il punto di vista e l'approccio e la forma mentis tipica del giurista, che è meno raffinata di quella del filosofo, benché anche da noi si studi filosofia, un paio di esami, però non ho, ecco, quella io, come dire, invidio ai filosofi puri, il loro modo di riuscire a argomentare, di riuscire a vedere. Io invece sono un po' più quadrato, un po' più tagliato con l'accetta in alcune categorizzazioni tipiche della mente del giurista, per cui devo ricondurre una attività, un comportamento umano a qualcosa che il mondo del diritto ha in qualche modo definito o regolamentato. Piccolo problema che da un po' di anni a questa parte il mondo del diritto sta facendo fatica a regolamentare, perché il fenomeno che deve regolamentare è sempre più avanti, è sempre sfuggente. E quindi il diritto, che ha dei tempi ahimè non così veloci, perché appunto per regolamentare un fenomeno hai bisogno che questo fenomeno ti sia chiaro, il giurista che sia appunto poi lato interprete, che può essere l'avvocato, il giudice, il notaio, un professionista che deve interpretare una situazione dal punto di vista del diritto, oppure lato legislatore, che è ancora più delicato, cioè colui che poi deve dare le norme che sono poi cogenti per tutta la comunità. Ed è il legislatore quello che annaspa di più, perché innanzitutto ha dei tempi più dilatati, quello italiano ancora più dilatati di quello di tanti altri paesi, per ragioni che insomma dovremmo, storiche, per cui insomma abbiamo un procedimento legislativo davvero molto molto lento. Siamo quasi sempre in procedura di infrazione, adesso siamo in procedura di infrazione con la direttiva copyright che scadeva il 7 di giugno, ci hanno dato più di 2 anni di tempo per fare la legge di attuazione, e noi ci siamo presi tutti questi 2 anni e anche dei mesi successivi, appunto, finché arriva l'Unione Europea che ci tira le orecchie e ci dice: siete in ritardo, fate svelto, fate veloce. E quindi è ovvio che le leggi escono vecchie, cioè arrivano, ci troviamo con delle normative, con delle leggi che cercano di regolamentare un fenomeno con un punto di vista, con un approccio che probabilmente è già vecchio. Quindi nascono queste leggi e si guardano già, invece di guardare avanti, guardano già la punta dei piedi, e però poi quelle, una volta arrivate, diventano la base per le decisioni dei giudici e per le interpretazioni dei magari prossimi 10-15 anni, visto che questa che vi ho citato, questa legge che è in attesa di approvazione, deriva da una direttiva europea, è la cosiddetta legge di recepimento di una direttiva europea. La direttiva europea non è che su questa materia se ne fanno una ogni 3 anni, se ne fa una ogni 15, anzi l'ultima era del 2001, quindi 20 anni ci abbiamo messo per avere una nuova direttiva sul copyright, che è arrivata nel 2019, quindi vabbè, 18 anni per avere la direttiva, più i 2 per avere la norma, 2 e mezzo, perché ci siamo presi quei 6 mesi in più per avere la legge d'applicazione, e quindi insomma, ovviamente passano un sacco di anni. Chissà quando avremo la prossima direttiva, quando faremo il prossimo passo. Fatto sta che gli interpreti, le persone che hanno letto questa anch'io stesso mi sono messo a leggere la prima bozza che è uscita di decreto attuativo, ahimè non è che ha un che di grande modernità. L'atteggiamento è sempre quello di cercare di inquadrare il copyright, il diritto d'autore, secondo i criteri del mondo predigitale, che non funziona, no? Cioè il copyright, la parola copyright, contiene il concetto di fare copie, diritto di fare copie. E quindi funzionava benissimo in un mondo in cui c'erano le copie, in cui tutta l'attività di diffusione dei contenuti si basava sul controllo, sulla creazione, la distribuzione e il controllo del mercato di queste copie. In un mondo in cui c'è il tastino condividi, che è la principale forma di diffusione di un contenuto creativo,
tutto il meccanismo, tutto il sistema va in crisi, no? Come potete immaginare, perché se si basa, abbiamo ragionato per sostanzialmente 3 secoli sul concetto di copia, perché il primo atto normativo che parla di questo istituto giuridico, appunto, che noi chiamiamo copyright o diritto d'autore all'italiana, risale al 1709, lo statuto della regina Anna d'Inghilterra, che ha fatto il primo, appunto, copyright act, e sono 3 secoli, cioè, arriviamo al 2009, quindi 3 secoli dopo, in piena rivoluzione informatica, digitale, piena era di internet, dove ci si accorge che non è più tanto la diffusione di copie, ma è l'accesso a delle copie. Non so neanche se si può parlare di copie, nel senso che è l'accesso a un servizio, un accesso ad un'opera che sta da qualche parte e che io posso raggiungere attraverso una rete, no? Chi ha la mia età, vabbè, io ho 42 anni, ma anche chi ha qualche anno meno di me, ma i ragazzi che vedo qua in sala probabilmente quel mondo lì già non se lo ricordano, il mondo visto che parliamo di condivisione, in inglese si dice share, quindi file sharing, non so se ve lo ricordate, i sistemi tipo Emule, tipo, cioè, esistono ancora, non è che siano defunti, quindi probabilmente esistono ancora. Napster, il primo è stato Napster, poi è stato WinMX, poi c'è stato Emule, poi BitTorrent, tutti quelli che volete. File sharing, cioè ho un file, la parola file è bellissima perché è neutra dal punto di vista del diritto d'autore, è un file, io sto condividendo un file. Che cosa ci sia dentro questo file? Che siano le mie foto del mare, per cui non c'è un problema di diritto d'autore perché sono io, le ho fatte io, quindi saranno fatti miei come li condivido. Sia che ci siano dentro 5 giga di film, di serie TV, di brani musicali, fa niente, se si chiama, è un file, sono dei bit, no? Ma è lì il bello del digitale, che pialla tutto e mette tutto sullo stesso piano. Tutto viene trasformato in bit, che sia un film, che sia un brano musicale, che sia una foto, che sia un testo, per la macchina e per la rete sono sempre bit che vengono passati. Secondo poi l'ultima generazione, BitTorrent, li spezzava in modo tale per cui era anche difficile ricostruire bene che cosa fossero quei bit, finché non arrivava alla fine il download e quindi si mettevano insieme i pezzi e si diceva ok, è un brano musicale. Okay. E allora in quel momento avviene la vera violazione del diritto d'autore, cioè il passaggio di un'opera dell'ingegno, di un'opera creativa tutelata da copyright. Ma fino a quel momento in realtà erano pezzi di informazione che non avevano un significato. Questo era il meccanismo. Il discorso è: quanti fanno ancora questa cosa? Quanti davvero si tirano giù giga e giga di film, giga e giga di musica? Io mi ricordo che quando c'è stato il fenomeno sto guardando in faccia io, pochissimi, quando è iniziato questo fenomeno erano nel 2003-2004, quegli anni lì, e c'erano le connessioni a 56k, perché io avevo ancora quella, poi vabbè, insomma, negli uffici o i ricchi avevano già le prime ADSL, però in quegli anni scaricavi a quella velocità lì e quindi lasciavi il computer acceso tutta notte per avere un film, ed era un successo, si vedeva pure male perché magari era ad un bitrate brutto, però io ti ho ritirato giù il film, e c'erano quelli che lasciavano il computer acceso non tutta la notte, ma tutte le notti, e quindi pian piano si facevano le loro belle, fino ad arrivare a una situazione in cui ti scaricavi della roba che in realtà non guardavi nemmeno, la scaricavi per il solo gusto dello scaricare, perché c'era qualcuno che la condivideva e in più la stavi condividendo a tua volta, perché il meccanismo del file sharing voleva che tu, mentre scaricavi, questi bit andavano a finire in una cartella che a sua volta era condivisa. Poi continuo a parlare del passato, in realtà esistono ancora, si usano ancora e funzionano ancora nello stesso modo identico, però quindi era un condividere in due direzioni, prendo e do contemporaneamente. Ed era una roba rivoluzionaria, tant'è che ha mandato un po' in crisi il mercato, le opere dell'ingegno, del cinema, della musica, che sia. Nota fu la causa civile che fecero i Metallica, la casa discografica dei Metallica, contro le prime forme di file sharing, ottenendo una vittoria, ma essendo poi tacciati di essere dei cattivoni, essere dei retrogradi che non pensano al vantaggio che questo può dare. È il solito dibattito, cioè
quando parliamo di condivisione la possiamo vedere su questi due punti di vista, il punto di vista del titolare dei diritti che dice, oh, ma signore, ma qua io per 300 anni ho sempre avuto dei diritti, un copyright, e adesso voi mi dite che basta avere un programmino, una connessione alla rete ed è così facile aggirarli questi diritti. Eh no, fermi un attimo, vediamo un attimo com'è sta storia. Dall'altro lato c'è l'utente che dice, vabbè, se la tecnologia mi offre questa possibilità ed è così semplice da usare, perché non dovrei utilizzarla? Perché è lo stesso discorso del condividi, no? Cioè io schiaccio condividi, ma non è che mi sono chiesto davvero se quella foto che io sto condividendo su Instagram posso davvero condividerla, o addirittura, che la domanda ancora più interessante è se in teoria può starci su Instagram, cioè magari è stata già quello che l'ha messa lì non poteva metterla. Voi non ve lo chiedete, no? Normalmente uno vede una cosa su Instagram, gli piace, la condivide, che poi sia stata a sua volta messa lì in violazione del diritto d'autore, è un problema che probabilmente non ci tange, non ci tocca, al massimo tocca dal punto di vista legale quello che l'ha caricata, che a un certo punto può subire una tirata d'orecchi da parte di Instagram o di altre piattaforme che dice, guarda che stai continuando a caricare roba che non puoi caricare, a un certo punto ti chiudiamo, ti spegniamo il giochino, ti spegniamo l'account, portiamo via il pallone così non giochi più, no? A qualcuno è successo, a me è successo la cosa bizzarra che tutte le volte avevano torto, però a volte è sempre difficile farglielo capire che hanno torto perché sono dei sistemi automatizzati, però vabbè, lasciamo perdere. Però tornando al nostro discorso del file sharing, era sicuramente innovativo, geniale, probabilmente molto illegale, nel senso che non era illegale il software in sé, infatti non si può vietare la diffusione di questi software, ma era illegale l'utilizzo che veniva fatto di questi software, cioè software nati per condividere file tra due computer che sono lontani, magari uno da una parte e dall'altra del pianeta, ma se in questi file invece di esserci le foto del mare o i tuoi gli esperimenti, i tuoi paper che hai scritto per l'università o la tesi di laurea, quindi cose che tu puoi condividere perché hai i diritti, ci sono i film, ci sono i video, ci sono i video musicali, ci sono le canzoni, ci sono i libri di Amazon, a un certo punto qualcuno ti fa notare che non si può. Ma il fatto che questa è durata, in realtà sembrava una cosa contro cui lottare strenuamente dal punto di vista, dall'ottica delle case produttrici, del titolare dei diritti, in realtà si è superato nel giro di una decina d'anni, forse meno, e si è passati al mondo di oggi, quello di Netflix e di piattaforme che ti danno dietro un abbonamento che a volte è davvero economico, no? Perché cosa costa adesso? L'abbonamento base è 8 euro al mese e hai dentro una marea di roba, o quello di Prime Video uguale. E se ci pensate, però, è stato quello il grimaldello, cioè quando hanno visto che non funzionava più il vecchio meccanismo, il vecchio mondo, il vecchio mercato, e che la gente non era più disposta a pagare, che ne so, i CD, cosa costavano? Cosa costa un CD? 15 euro, 14,90 per avere 8 canzoni, 9 brani, 10 brani, a meno che ci sia un rapporto particolarmente di particolare affetto verso, affezione verso quella band o quel regista, secondo dei casi, allora chi produce ha cominciato a dire, ma visto che sostanzialmente non possiamo fermare il fenomeno del file sharing, qual è la risposta? Diamo dei pacchetti, cioè offriamo un sistema a pacchetto per cui uno mi paga un abbonamento e può scaricarsi, può, attenzione, fra virgolette scaricare, perché in realtà adesso andremo a riflettere su quello, può fruire, siamo più generici, di una marea di contenuti che io gli do in licenza. E quindi mi abbiamo detto, vabbè, alla fine il risultato è stato quello. Invece di farmi sto sbattimento tutta la notte, tenere acceso il computer, prendere anche dei bidoni, perché a volte ti accorgevi che volevi scaricare il film di Batman, invece c'era dentro qualcos'altro, lasciamo stare le battute, però è successo a tutti, ecco. E invece, vabbè, pago questi 7,99 euro o quello che è, 15 euro al mese, ho una marea di roba, ho della roba in anteprima, perché quello è anche l'esca, no? Cioè si chiama Prime Video perché ho delle cose che arrivano prima lì che da altre parti, e invece nel file sharing devo aspettare che ci sia il martire di turno che si prende il DVD,
se lo rippa e me lo mette sulla piattaforma di file sharing e quindi passa del tempo, io quindi vedo della roba che in realtà è vecchia. Il mercato è cambiato vertiginosamente, mostruosamente, tutto in 7, 8 anni, 10 anni, quindi vedete come i legislatori fanno fatica a starci dietro, no? Questo è un esempio. E, però cosa volevo arrivare? A dire che in realtà, quando dicevo prima, adesso non è che si parla più tanto di download, di scaricare, perché il gioco dei titolari dei diritti è stato quello di, è vero, offrire dei pacchettoni di contenuti ad un prezzo molto basso, ma in realtà ci hanno fregati, passatemi il termine, un po' colloquiale, illudendoci che fosse la stessa cosa. Cioè, ti lascio scaricare, e invece non è vero, perché in realtà non li scarichi mai. Cioè, i contenuti che sono su queste piattaforme sono lì a disposizione, ma io per vederli, per fruirne, devo mettere la mia password, avere ovviamente l'abbonamento valido, aver pagato, mettere la mia password, collegarmi e fruire del contenuto. Poi adesso ovviamente gli informatici li dicono, vabbè, cioè come se fosse difficile star lì a lanciare un softwareino in cui che mi permette di scaricarli. Ok, è vero, entriamo nel campo della violazione del diritto d'autore e soprattutto della necessità di un po' di competenze per farlo, è già un po' più complicatino rispetto a prima, e in più se ti beccano anche lì c'è il rischio che ti chiudano l'account, però è così, non c'è più davvero una acquisizione di file, di copie come era prima, i nostri hard disk non si stanno più riempiendo come facevano quei miei amici che lasciavano tutte le notti acceso il computer, si trovavano con gigabyte e gigabyte di film che poi non guardavano nemmeno, solo per dire io ho più giga dei tuoi, no? Perché tanto sai che sono sempre lì, cioè non ti interessa nemmeno più acquisire copie, perché tanto sai che sono sempre, basta smettere una password, collegarsi, sono sempre lì. E questo dà molto potere alle case produttrici, alle aziende che sono detentrici dei diritti d'autore, perché voi non avete davvero la copia. Nel mondo precedente voi portavate a casa una copia di un qualsiasi contenuto che poi diventava vostra, era di vostra proprietà, la potevate mettere nella vostra, nel vostro armadio, nella vostra libreria, potevate usare il libro per fare spessore sotto il tavolo, non, al titolare dei diritti non doveva fregare nulla, non doveva interessare quale fosse la destinazione, perché quella copia lì era di vostra proprietà, non era di vostra proprietà il contenuto, perché c'era una proprietà intellettuale che era appunto del titolare dei diritti, ma l'oggetto, la copia in sé era vostra. Adesso non ce l'avete più questo diritto. Cioè non avete più la copia, avete l'accesso, avete pagato un abbonamento che vi permette di avere l'accesso a tutta una serie di contenuti che sono in effetti tantissimi e molto vari, e probabilmente nessuno avrebbe la voglia e il tempo di star lì a scaricarseli tutti e poi a che pro. Però appunto loro hanno questo controllo che è quello del spegnervi il giochino se vi comportate male. Cioè se voi la vostra password di Amazon Prime Video o di Netflix la date in giro al cugino, alla sorella, alla mamma, alla nonna, allo zio, prima o poi si accorgono che da quello stesso account si stanno collegando un po' troppi computer, e probabilmente due o tre computer anche in contemporanea, perché quel giorno lì magari piove, tutti sono a casa, vogliono vedersi l'ultima puntata della Casa di Carte, e vedo che magicamente sia lo zio che la nonna, che il cugino, che il fratello stanno guardando dallo stesso account, e ovviamente sta cosa dà nell'occhio. Vi arriva la notifica con scritto: attenzione, abbiamo notato che nonostante tu abbia pagato l'account, quello personale, che è quello da 7 euro e poco più, lo stanno vedendo un po' troppe persone, no? E quindi te lo chiudiamo, e quindi tu perdi anche tutti quei contenuti che avevi magari, insomma, avevi acquisito prima, perché ad esempio è successo ad una signora americana negli Stati Uniti che aveva violato i termini d'uso di Amazon, non di Amazon Prime, ma di Amazon, quello dei libri, quindi parliamo anche lì di un po' di anni fa, e quindi Amazon gli ha chiuso l'account e lei ha perso l'accesso a tutto il suo bouquet di contenuti, anche quelli che aveva pagato e che pensava di aver acquisito regolarmente. Ma è stato lì l'esempio che vi dicevo prima, non è l'equivalente del comprarti la copia. Perché nel mondo delle copie fisiche, ma anche nel mondo delle copie digitali, quelle che ti scarichi e ti tieni e ti compri perché te le scarichi e te le tieni lì,
Nessuno può venire a casa a strapparti le pagine. Se fai una violazione, cioè se io faccio delle fotocopie non autorizzate di questo libro e quindi violo il diritto e cedo l'articolo 68, che è quello che dice che le fotocopie devono essere nel limite del 15%, lo conoscete tutti perché quando andate nelle copisterie c'è scritta sta cosa, mi raccomando, ricordati di non fare fotocopie più del 15%. Quindi se io violo questo limite, in teoria ho violato il diritto d'autore, i titolari dei diritti vi possono dire questa è una violazione. Ma non possono in teoria, tra virgolette, segnalarmi per una sanzione amministrativa, possono chiedermi, se riesco a dimostrare che c'è stato un danno civile, chiedermi questo danno civile in sede civile, in sede di fronte a un tribunale civile, cosa un po', insomma, nell'esempio che vi ho fatto, cosa un po' inverosimile, bizzarra, ma di certo non possono mandarmi a casa un omino della casa editrice a dire, ridammi, scusa, visto che hai fatto le fotocopie, strappa le pagine del tuo libro che hai comprato nel 2018. Perché ti siamo accorti adesso. E invece nel mondo delle piattaforme, in realtà, portato in metafora, in similitudine, si può, cioè possono a un certo punto buttarti fuori, spegnerti il giochino. E questo è molto rivoluzionario e non so se ci piace o meno, nel senso che lato fruitore a noi sembra di avere acquisito una grande libertà, perché ah, che bello, adesso con pochi soldi abbiamo accesso a una marea di contenuti. È vero, perché effettivamente io che ho... Avendo 42 anni sono riuscito a vedere un po' tutti e tre i mondi. Cioè io da ragazzi, adesso Walter sorriderà, cioè, ragazzino facevo anch'io quello che metteva il microfono davanti alla radio, davanti alla TV per registrarsi le canzoni sulla cassettina audio. Quindi questo mondo qua l'ho visto. I ragazzi qua in aula dubito che l'abbiano visto, però poi ho visto il mondo delle videocassette, del VHS, dei CD masterizzati. E via, sono E poi si va a salire, ovviamente, pian piano riesci, capisci che prima non hai più bisogno di tutto quello. Ah, mi ricordo anche quando, non so, adesso sono tornato da un viaggio importante a Londra, sono stato via tanti giorni, ho fatto 600-700 foto probabilmente, no? Ecco, io me lo ricordo il mondo in cui facevi il rullino da 36 e ti bastava per tutta la vacanza, ok? E tornavi a casa di queste 36 foto, 10 non erano venute. E magari erano quelle a cui tenevi tanto, e ti accorgevi quando eri tornato a casa che non erano venute, quindi non potevi dire aspetta, rifacciamola, che è il mondo in cui viviamo adesso, no? Ecco, quindi io ho visto questo passaggio, quindi adesso effettivamente non so se tornerai indietro, anche a me piace avere una password, accedere e avere tutti questi contenuti, però allo stesso tempo stiamo perdendo la possibilità di fare quello che dicevamo prima, il condividere. Che sia legale o meno, però io non posso più condividere perché per condividere dovrei dare la password del mio account a Tizio Caio Sempronio finché al momento in cui gli indirizzi IP iniziano ad andare in conflitto qualcuno si accorge, probabilmente ci sono dei sistemi automatizzati presso le varie case, diciamo, service, non si chiamano più, vedete, non si chiamano più neanche distributori o editori, ma sono service provider. No, il potere in mano adesso a questi grandi soggetti che sono dei grandi, tra l'altro, se volete, essendo al Festival della Filosofia ci vorrebbe anche un economista, un sociologo, che faccia una riflessione interessante sul fatto che in realtà internet da strumento di grande libertà e di grande, democrazia, perché sostanzialmente mette tutti sullo stesso piano, basta che uno abbia una connessione a internet, un computer di media potenza e medie competenze per accedere a internet ed è un pari. Assieme agli altri, allo stesso tempo, è un pari come gli altri, allo stesso tempo abbiamo dei soggetti che sono delle concentrazioni di capitali mostruose e che hanno le chiavi di tutto questo giochino e sono praticamente tre o quattro. E quindi è internet da strumento democratico che metteva in comunicazione le università americane, i nerdoni delle università americane, è diventato uno strumento di capitalismo estremo. Perché abbiamo concentrato i capitali, tra l'altro tutti in una zona del mondo, che è un altro problema dal punto di vista socio-economico, no? Per cui tutti i capitali sono in California sostanzialmente, i grandi capitali legati al mondo di internet, e questi hanno il controllo di tanta roba, e quello del copyright è solamente uno dei problemi. Se apriamo il vaso di Pandora della privacy, lasciamo stare, no? Perché loro non solo hanno il controllo dei contenuti, che sarebbe ancora all'acqua di rosa come problema, ma hanno la disclosure della nostra vita, dei nostri dati personali. Su questo, come dire, non mi sbrodolo perché a parte che non è l'argomento di oggi, perché dobbiamo parlare di condivisione, di sharing, e quindi siamo più sul piano del diritto d'autore.
Però ecco, questo diciamo è lo scenario, la riflessione. Per arrivare a quello che ha accennato Walter nell'introduzione, ha detto a noi piace proprio la filosofia che sta dietro il software libero. Prima di me ha parlato un relatore che invece ha un approccio non da giurista ma da informatico e da maker, da qualcuno che l'informatica non la studia e basta ma ci mette le mani, fa cose, altra cosa che io invidio molto. E qual è la filosofia? La filosofia che sta dietro, in realtà, portandola sul mio piano, su quello che io posso capire da giurista, è stato scardinare, l'idea geniale è stato scardinare questo meccanismo dall'interno, cioè il diritto d'autore negli anni 80 si stava irrigidendo, stava andando ad ampliare i suoi tentacoli, il copyright stava arrivando a coprire delle creazioni che fino a quel momento non erano mai state tutelate, sostanzialmente il software. Nei primi anni 80 succede che negli Stati Uniti le aziende che producono software iniziano a percepire il valore economico che sta dietro al software e quindi a voler tutelare l'investimento che loro stavano facendo nella produzione di software. Quindi il software non era più quel corredo di informazioni che si diffondevano per far funzionare una macchina e quindi insomma non avevano tutto questo interesse a farlo funzionare. L'importante era vendere il pezzo di silicio, no? Il pezzo il computerone. Si comincia a percepire negli anni 80 che in realtà il software può essere un bene commerciale a sé stante. Si cominciano a pacchettizzare i software in modo tale che siano installabili su macchine diverse e quindi diventa un prodotto commerciale a sé stante. E quindi ovviamente dove c'è commerciabilità, dove c'è interesse economico, arriva la proprietà intellettuale, arriva il copyright, arriva l'interesse a tutelare la creazione intellettuale che ci sta dietro e quindi l'investimento che è stato fatto per questa creazione, che è legittimo, per carità, adesso, cioè io stesso ho un copyright sulle mie opere, sui miei libri e ci tengo. Sta diventando un problema quella che il collega Piana, di cui dopo vi parlerò perché ho qua il suo libro, chiama ipertrofia della proprietà intellettuale, cioè la proprietà intellettuale da una cosa che era nata per appunto proteggere la creatività e incentivare le persone e le aziende a produrre opere creative è diventata una cosa che si sta allargando molto e addirittura sta facendo l'effetto opposto, cioè sta diventando uno strumento per bloccare la creatività degli altri, non più per incentivare la creatività. E allora c'è qualcosa che non va. Fatto sta che appunto negli anni 80 una delle prime derive verso l'ipertrofia fu quella della tutela del software. Ci si è posti il dubbio all'epoca se il software come tipo di nuova creazione fosse da tutelare con copyright, quindi diritto d'autore, o con brevetto, che invece è più per le invenzioni industriali. Ed è un dibattito interessante perché il software in alcuni casi ha una componente di invenzione, inventiva industriale, però all'epoca si pensò che il software fosse in realtà più facilmente, più logicamente equiparabile a un'opera letteraria, un'opera creativa in senso più classico. È proprio letteraria, dicono, lo dice anche la Convenzione di Berna, lo dice anche la nostra legge sul diritto d'autore italiano. E voi dite, ma come letteraria? Ma perché? Insomma, cioè, di fronte anche degli informatici mi diranno, certo, perché il software si scrive, il software si sviluppa in linguaggio di programmazione, quindi effettivamente, anche se ci può sembrare strano, anche se non sono i Promessi Sposi, se non è Dante, è comunque un'opera letteraria nel senso che è un insieme di testo che serve per impartire delle istruzioni alla macchina che poi farà delle cose. E come un libro, come un tema a scuola, si può scrivere bene, si può scrivere male, no? Il software si può scrivere secondo un certo stile, secondo un certo approccio, utilizzando un linguaggio o utilizzandone un altro, quindi è un'opera creativa di quel tipo. Si decise all'epoca di applicare quindi il copyright al software, quindi divenne a tutti gli effetti una nuova creazione tutelata. Fino a quel momento gli informatici invece erano abituati ad avere software libero. Ecco che torniamo al concetto della libertà. Si sentivano liberi di condividere il software come corredo alle macchine che dovevano funzionare e fare delle cose. No, da quel momento in poi no, non si poteva più condividere liberamente il software perché qualcuno, il legislatore americano, e poi nel giro di pochi anni i legislatori di quasi tutti gli stati industrializzati hanno fatto questa scelta per cui il software ricadeva automaticamente sotto copyright. E automaticamente è la parola corretta perché il copyright, al contrario di quello che molti pensano,
si acquisisce proprio con un processo automatico, non serve un deposito, una registrazione dell'opera presso qualche ente. Io acquisisco il diritto d'autore sulle mie canzoni, sul mio libro, sul mio brano, sul mio, che ne so, fotografia o video, nel momento stesso in cui l'ho creato, e ha un minimo di carattere creativo, dice la nostra legge. Cioè, quindi quando un'opera ha quel minimo di carattere creativo per essere originale e riconducibile alla creatività di un essere umano, questo essere umano, che è il suo autore, diventa titolare di un diritto. E quindi sostanzialmente, appena lo sviluppatore ha concluso lo sviluppo del codice che deve diventare questo nuovo software, c'è un copyright. Al di là che lui lo voglia poi esercitare o meno, ma gli utenti, gli utilizzatori devono comportarsi come se questo copyright ci fosse, perché non sanno bene come il titolare dei diritti voglia esercitare questo diritto. Ecco l'utilità delle licenze open. Ecco perché serve la licenza open se io voglio liberare l'opera. Perché se non metto la licenza, l'opera mi ricade, diciamo, nel default, che è copyright. Copyright by default, potremmo dire. Ok? E questa idea qua è stata di Stallman e di Eben Moglen, che era il consulente legale della Free Software Foundation, anche adesso. Erano dei giovani idealisti e un po' rivoluzionari, e insomma Stallman diceva: com'è che io per 20 anni della mia carriera di ricercatore di informatico ho sempre usato il software in libertà, senza dover chiedere il permesso, e adesso invece devo chiedere il permesso e non posso fare nulla perché c'è un copyright? Come faccio a scardinare questo meccanismo? Allora si è inventato il concetto di software libero, e libero è da declinare in quattro forme, quattro libertà classiche. Vabbè, non so se vuoi cercare, se per chi puoi cercare su Wikipedia, ad esempio, software libero, e vengono fuori le quattro libertà. Cioè, il software viene considerato libero se ci sono queste quattro libertà, che sono la libertà zero, che è quella di usare il software senza limiti, senza particolari limitazioni. Ecco, esatto, software libero, Wikipedia. E vedrai che c'è un sottoparagrafo che si chiama le quattro libertà, e appunto quindi ha stabilito che software ecco, guarda, l'ho già visto, ecco le quattro libertà, se lo allarghi un po', lo zoom un po', così riesco a, basta che zoom il testo con un control più, ecco, molto bene, ancora un po' così, perfetto, adesso è scappato, eccolo lì. Quindi la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo, ad esempio, quindi la libertà zero è la base, cioè non devo dare limitazioni di destinazione d'uso particolare. La libertà di studiare come funziona il programma, di modificarlo in base alle proprie necessità, quindi questo inizia a portarsi dietro come effetto il cosiddetto codice sorgente, cioè per sapere che cosa fa davvero il software io devo poter leggere il codice sorgente, il codice con cui gli sviluppatori hanno davvero sviluppato il software, e non solo il codice macchina, cioè quello che viene fatto, dato in pasto alla macchina in forma di binaria, di 0 e 1. La libertà 2, che è la libertà di ridistribuire copie del programma in modo tale da aiutare il prossimo. E la libertà 3, che è la libertà di migliorare il programma e di farne quindi miglioramenti, cosiddette opere derivate, no? Quello che avete fatto voi prima mi avete parlato di una distribuzione Linux, quindi sì, avete preso esattamente questo. Esattamente. Vi siete avvantaggiati di queste quattro libertà, che sono tipico da informatici, non si parte da uno, ma si parte da zero, giustamente. E quindi 0, 1, 2 e 3. E la terza è quella di farne modifiche, cioè di poterci mettere le mani e fare quello che avete fatto voi. Ma a condizione che anche queste modifiche vengano a loro volta ridistribuite alla comunità. Ecco là, no, il concetto della condivisione come declinato da Stallman. E quindi, per garantire queste quattro libertà, che cosa si inventano Stallman e Moglen? Sfruttiamo lo strumento della licenza. Cioè la licenza d'uso, che fino a quel momento era uno strumento per limitare usi dell'opera, diventa uno strumento per liberare usi dell'opera. Sembra una cosa banale, ma sembra l'uovo di Colombo. Dice, ma vabbè, certo, no? Adesso dopo 30 anni sembra una cosa banale, ma all'epoca era una genialata. Perché è vero che nel concetto di licenza c'è l'etimologia latina, che è licere, cioè autorizzo. Quindi già la licenza dovrebbe essere un documento che mi dà delle libertà perché mi autorizza a fare utilizzi dell'opera, indubbiamente.
Ma se voi andate a leggere le licenze di software, anche quelle degli anni 80, ma anche quelle di oggi, quelle diciamo commerciali, cosiddette licenze proprietarie, prendete la licenza di Windows, che tutti hanno, perché quando ci vendono il computer ce la becchiamo, che vogliamo, che si voglia o non si voglia, ce la becchiamo comunque. Andate a leggere e vedete se davvero questa licenza è un documento che vi dà delle libertà. Assolutamente no, è un documento che continua a sottolineare e ribadire tutta una serie di limiti che avete. Certo, sì, vi dà una libertà, cioè, vi dà delle autorizzazioni che sono quelle strettamente legate all'utilizzo di quella copia di Windows su quella specifica macchina. Che no, se avete comprato una licenza embed di quelle OEM, cioè legata a un hardware, la potete usare, ma solo su quella macchina lì e solo se ne fate un uso home, perché magari avete preso quella da spendere poco. Che poi le licenze la gente non le lega, non le rispetti, siamo su un altro piano e non affronteremo oggi, però Stallman ha esattamente questa idea, dice usiamo la licenza non per limitare, non per stabilire dei limiti, ma per sottolineare delle libertà, che sono queste quattro, e quindi queste quattro libertà in termini legalesi, giuridici, diventano la licenza capostipite del software libero. Ma non solo del software libero, ma delle licenze open in generale, cioè è stata la prima a fare quella cosa lì. Cioè, una licenza che garantisce dei diritti all'utente piuttosto che dei diritti, piuttosto che dei limiti all'utente e dei diritti al titolare dei diritti, al titolare dell'opera. Ok, quindi la licenza GPL, che sta per General Public License, quindi non è che semplicemente licenza pubblica generica, perché generica nel senso che andava bene per tutti i software, sostanzialmente per tutti i tipi di software, e realizza, cristallizza in termini legalesi queste quattro libertà, e da lì in poi si è aperto il varco, si è aperto questo nuovo modello di gestione del diritto d'autore, di cui mi sono occupato sostanzialmente dai tempi della laurea e non ho ancora smesso oggi, tant'è che sono ancora qua a parlare di queste cose. Perché poi negli anni successivi qualcuno ha pensato che quello stesso meccanismo si potesse applicare ad esempio alle opere testuali, sono sempre stati loro della Free Software Foundation e hanno creato la GNU FDL, la Free Documentation License, perché serviva per la documentazione software, cioè coloro che sviluppano software sviluppano spesso anche tanta documentazione in cui si spiega cosa hanno fatto sostanzialmente e cosa un utilizzatore o uno sviluppatore a valle deve sapere se vuole mettere le mani su quel software, e quindi serviva che anche la documentazione fosse libera quanto era il software, se no non aveva senso, cioè tu distribuivi il software in un certo modo e poi la documentazione aveva copyright. Allora hanno scritto questa licenza, e infatti questa licenza, la FDL, GNU FDL, è stata la prima licenza di Wikipedia. Wikipedia è ad oggi il più grosso esempio, più mastodontico esempio di opera open, opera non software open. È chiaro che qui stiamo parlando di software, adesso siamo passati al mondo delle opere non strettamente software, quindi in questo caso un'enciclopedia che può essere testo, ma può essere anche fotografie, brani musicali, database, non so se siete mai stati su Wikidata, che è il progetto della Wikimedia Foundation, che estrae dati dalle pagine di Wikipedia, dai progetti di Wikipedia e li rende open data, bellissimo, perché tirate fuori un sacco di cose, un sacco di informazioni. E qualcuno ha pensato che non solo i testi, ma questo meccanismo potesse applicarsi a tutte le opere creative in senso lato, e quindi arriviamo alla nascita delle Creative Commons. L'altro grande nome, l'altro grande teorico di questo movimento è Lawrence Lessig, inaugura il progetto Creative Commons, studiano un set di licenze che appunto siano neutre, non parlino più solo o di software o di documentazione, siano neutre sul tipo di opera, e quindi sono applicabili sostanzialmente a tutte le opere, eccetto il software, perché il software ha bisogno di clausole molto molto specifiche sul discorso del codice sorgente, quello che dicevo prima, il fatto che il codice sorgente sia sia condiviso liberamente. E arriviamo ai giorni nostri, i Creative Commons compiono sostanzialmente in questi giorni 20 anni, cioè il progetto Creative Commons compie 20 anni, cioè è stato inaugurato nel settembre del 2001.
Le licenze sono arrivate un anno dopo, cioè la prima versione in inglese delle licenze Creative Commons arriva nel 2002 e ad oggi siamo alla versione 4.0, si applicano anche appunto a tutte le forme di creatività, comprese le banche dati. Le banche dati avevano creato un po' di problema perché, vabbè, se andiamo un po' su un tecnicismo, però le Creative Commons nascono nel contesto americano dove i database, le banche dati, sono tutelate in un modo molto diverso rispetto a come succede in Europa. E quindi le Creative Commons in Europa non funzionavano benissimo sui dati, sulle banche dati. E quindi nell'open data le Creative Commons avevano un attimo perso il passo, era arrivata infatti la Open Database License, che è quella di OpenStreetMap. Poi per fortuna negli anni appena successivi hanno recuperato, nel senso che adesso la versione 4.0 licenzia correttamente anche le banche dati, quindi puoi fare open data tranquillamente anche con una Creative Commons. Ma in tutto questo, diciamo che per chiudere poi arrivare al concetto di condivisione e di libertà, se noi andiamo nella... sto guardando cosa interessa. Allora, questo è il sito di Creative Commons, e questa pagina spiega vagamente come sono le licenze. Però delle 6 licenze Creative Commons, la stessa Creative Commons ci ricorda che ce ne sono alcune che sono considerate davvero open, davvero libere, perché sono coerenti con i principi dettati negli anni 80 da Stallman e poi acquisiti e fatti propri da varie comunità anche nel mondo, ad esempio, dell'open access, della ricerca scientifica, delle pubblicazioni scientifiche. E ad esempio non vengono considerate davvero libere le licenze che hanno un limite sugli utilizzi commerciali, no? Creative Commons consente questa possibilità. Se io sono una casa editrice e voglio promuovere una pubblicazione, questo mio libro, quello pubblicato da Apogeo, che è l'ultimo, compie circa un anno in questi giorni, Software Licensing e Data Governance, ha una licenza Creative Commons non commercial. Perché? Perché l'editore ha voluto, come dire, mantenere a sé la possibilità di fare uno sfruttamento commerciale legittimo. Possiamo poi criticarlo dal punto di vista etico o meno, però legittimo dal punto di vista legale, loro dicono: noi siamo titolari dei diritti, abbiamo pagato, abbiamo finanziato la produzione del libro, vogliamo che almeno lo lasciamo che scaricare liberamente per usi non commerciali, ma non vogliamo che ad esempio un'altra casa editrice prenda lo stesso libro e mi faccia concorrenza, ci faccia concorrenza, oppure che qualcuno venga, non so, una casa che fa, un'azienda produttrice che fa contenuti online e li vende magari a grandi aziende per fare attività di formazione, prenda gli schemi, le pagine del libro per farsi i suoi corsi, li venda senza darmi nulla. Ok, quindi le Creative Commons permettono questo. Ecco, è vero, è una delle opzioni, una delle 6 opzioni, ma secondo la definizione di libero, di open, licenze che hanno questa limitazione non sono considerate davvero libere, davvero open. Infatti questo lo troviamo, ad esempio, se prova a cercare Dichiarazione di Berlino. La Dichiarazione di Berlino è il testo manifesto sull'open access. Open access è appunto il movimento di Berlino, open access, esatto, è quello lì. La trovi su anche la pagina di Wikipedia, va bene. Forse quella però non è quella lì, sull'open access. No, e questa è un'altra Dichiarazione di Berlino. Torna indietro, c'era Dichiarazione di Berlino Open Access, esatto, quello lì. Esatto, Dichiarazione di Berlino su accesso aperto alla letteratura scientifica. Se vedi, dovrebbe esserci il testo da qualche parte. Dichiarazione di... testo integrale, nelle note c'è testo integrale, no. Non funziona, beh, c'era un altro link che invece funziona. Torno indietro, su Wikisource, altri progetti di Dichiarazione di Berlino su accesso aperto. E praticamente ci sono 2 requisiti che bisogna rispettare, e tra questi c'è scritto che per fare davvero open access devi garantire una libertà di utilizzo senza distinzione tra gli usi commerciali o meno, e soprattutto devi consentire che vengano sempre fatte opere derivate. Quindi se esce un paper, un articolo scientifico importante, devi consentire che un altro scienziato, un'altra, non so, una,
un'altra università, utilizzi questo tuo articolo per farne un'infografica, per farne un corso universitario, senza il vincolo poi del discorso appunto commerciale o non commerciale, perché non deve entrare nel mondo dell'open access questa distinzione. E quindi sostanzialmente delle licenze Creative Commons, quelle davvero libere, rimangono le prime due, cioè nell'elenco che normalmente viene pubblicato. La prima, che è la attribution, quella che sostanzialmente permette qualsiasi libero utilizzo dell'opera con l'unica condizione di farne, di mantenere la attribuzione all'autore originario, cioè io posso fare quello che voglio dell'opera, ma devo ricordarmi di indicare che l'autore è Tizio, Caio, Sempronio. Oppure al massimo la licenza attribution share alike, cioè che aggiunge lo share alike, cioè il condividere lo stesso modo. Ed ecco che torniamo a unire i puntini. Cioè, questa è una licenza libera ed è una licenza che chiede una condivisione allo stesso modo, ovvero faccio un'opera derivata di questo paper, di questo articolo scientifico, di questa infografica. Un'opera derivata potrebbe essere un video informativo, un video divulgativo tratto da questo articolo scientifico. Anche l'articolo scientifico deve essere rilasciato con la stessa licenza, che poi altro non è che il meccanismo del copyleft che abbiamo già visto prima parlando di Stallman e della licenza GPL, e che permette di mantenere a cascata queste libertà. Cioè io mi sono avvantaggiato di questa libertà perché l'autore me l'ha concessa, questa libertà di farne opere derivate, a mia volta devo garantire questa libertà a coloro che useranno la mia di opera, la mia versione. Quindi voi avete dovuto farlo con la vostra distribuzione, cioè la vostra distribuzione prende un prodotto che viene da una licenza GNU-GPL, che ha questo meccanismo del copyleft, avete aggiunto del vostro sostanzialmente, avete rilasciato questo contenuto, nel momento in cui lo rilasciate siete obbligati a vostra volta innanzitutto a far vedere il codice sorgente, perché siamo nell'ambito del software libero, e poi a garantire questa libertà anche agli altri. Ma questo si mantiene a cascata, perché se arriva un'altra associazione, un progetto di una scuola o un'azienda magari che vede la vostra distribuzione, la trova interessante e vuole svilupparla a sua volta, anche questo contributo dovrà essere lasciato, dovrà essere condiviso allo stesso modo. E arriviamo a chiudere il cerchio, vedete come libertà e condivisione viaggiano spesso su binari separati. E in questo senso libertà è anche condivisione, quindi non solo la E come congiunzione, ma la E come verbo accentato. Basta. Grazie, vi ringrazio. Grazie. Ho parlato completamente a braccio, però ecco, volevo fare adesso spiego, perché essendo questo il intanto ecco, chiedo anche se, visto che ci sono 3-4 persone connesse, se volete fare domande, lo dico a quelli che sono connessi sulla mia pagina Facebook, se volete fare delle domande potete farle nei commenti, io le vedo da qua. No, però intanto dico due cose. Mi sono portato dietro un sacco di libri, cosa che non facevo da un po' di anni. Cioè, Walter lo sa che quando facevamo le iniziative, vabbè, quando venivo qua a Modena me li portavo poco perché c'erano già, perché li avevate voi, perché tra le iniziative che abbiamo fatto insieme erano un paio di miei libri. Però insomma, gli altri li ho portati, uno perché ci tengo che vengano catalogati nel sistema bibliotecario di Modena, ci sono tutti gli altri, voglio che ci siano anche questi. E quindi una copia verrà donata al sistema bibliotecario, ma poi perché grazie al contributo della Wikimedia Italia, che è il chapter italiano di Wikimedia Foundation, sono state stampate tante copie di questo libro, che purtroppo lo si vede al contrario perché su Facebook gira l'immagine, lo leggo io, Carlo Piana, l'autore, un collega avvocato molto, molto noto nel mondo del software libero, open source, software libero e altre libertà. Un'introduzione alle libertà digitali, cioè se volete un manualetto, un libretto di 150 pagine sostanzialmente, io ho scritto la postfazione e la prefazione del professor Roberto Di Cosmo, un altro nome importante, se volete un libretto leggero che fa una panoramica a volo d'uccello su tutte le forme di openness, di libertà, e lo fa in modo rigoroso, col punto di vista sì di un giurista, ma di un giurista che insomma ha un approccio in questo caso abbastanza enciclopedico, questo è il libro per voi. È stato pubblicato nel 2018, ma è assolutamente ancora recentissimo, ancora valido. Come tutti questi libri della mia collana, che è la collana Copyleft Italia, sono rilasciati con licenze libere, con licenze open, e quindi lo potete scaricare. Quindi chi non è qua e non può farsi spedire il libro,
lo può scaricare online, cercate Carlo Piana Open Source Software Libero e Alta Libertà, lo trovate su vari repository, tra cui anche sul mio canale, mio profilo Slash Share, o il mio profilo Zenodo, se ricordo bene, no, o su archive.org, comunque un sacco di repository open. Ma se avete se vi iscrivete a Wikimedia Italia, che è un'associazione no profit che si occupa non solo di sostenere i progetti della Wikimedia Foundation, tra cui Wikipedia, Wikimedia Commons e via dicendo, ma di fare anche varie iniziative nelle scuole, non so, anche qua a Modena, so che probabilmente sono venuti, Bologna c'è sicuramente un paio di volontari molto molto attivi, se vi iscrivete vi mandano in omaggio il libro, sostanzialmente, cioè nella tessera della Wikimedia, di Wikimedia Italia c'è il libro, ma visto che ne hanno stampati davvero tanti e ce li abbiamo lì da diffondere, ho detto: quale occasione migliore se non il Festival della Filosofia, che parla della libertà? Cioè, il tema del Festival di quest'anno è la libertà, e perché non vedere la libertà dal punto di vista delle libertà digitali? E questo libro vi assicuro che è il top. L'altro mio, quello che vi ho citato, è invece Software Licensing and Data Governance. Questo è molto più tecnico, lo ammetto, cioè dei miei libri è quello un po' più avanzato, nel senso che ha tutta una parte sul software libero e l'open source, che fa una, diciamo, un'introduzione storico-filosofica, ma poi ci sono dei capitoli invece abbastanza tecnici su come gestire l'aspetto della proprietà intellettuale in ottica open, e anche un ultimo capitolo sulla parte privacy, nel senso che, visto che si parla di data governance, governare il dato, governare i dati, non comporta solo problemi di diritto d'autore, di copyright, ma comporta anche problemi di privacy. Io me ne sono occupato in questo libro. Anche questo, per quelli che sono collegati in streaming, lo potete trovare in buona parte. Ci sono delle anteprime, dei pezzi molto molto ampi sul mio sito, ma trovate in vari repository, dovreste trovare anche il file intero, perché a sua volta è sotto licenza Creative Commons. Basta, quindi se ci sono domande, interventi. Allora, grazie tanto, perché è proprio grazie a questa libertà che abbiamo potuto creare l'ISO. Sembra un po' troppo frastagliato il discorso, ma invece serve tantissimo. Bene, vediamo se sono arrivate domande qua dallo streaming di YouTube. Sono arrivate domande per caso? No? Ok, allora interrompo anche lo stream. Se ci sono domande qua in sala, le affrontiamo. Niente. Sì. Fai vedere, scusa. No, ecco, mi si rispondo un attimo perché ok. Allora io intanto chiudo e saluto. Grazie a tutti quelli che hanno seguito lo streaming qua su Facebook. Ciao a tutti, grazie.